mi hanno appena fatto notare che c'è una tomba dell'assassino a Monteriggioni. Questa cosa mi mancava assai, perché non ricordavo ci fosse, però se c'è vuol dire che in un modo o nell'altro va esplorata, giusto? E interagiamo allora. Giuro che questa non me la ricordo. Poi magari rendere ossequio. Esplora la cripta della famiglia Auditore. Ah, ok, quindi non ti dà un sigillo. Venezia 1296. Sono cresciuto in una piccola casa affacciata sulla laguna veneziana, circondata dalle spumeggianti onde del mare. A malapena sapevo camminare quando divenni un marinaio. Mi imbarcai. Prima come mozzo sull'Atlantico, quindi su navi che trasportavano merci per conto dei benefattori di mio padre, Messer Marco Polo. Mi piaceva quella vita. Ok. Interessante e... Ok, qua si scavalca. Ok. No! Lo so, Ezio. È un po' di tonculo, lo so. Ok, fatto. Arriva. Un giorno, mentre ero in porto a cercare lavoro, mi innamorai. Lei non aveva nemmeno 20 anni, ma nei suoi occhi vidi riflesso il mondo intero, avvolto da una luce più chiara e splendente del sole. Alla fine ripresi il mare, ma il mio cuore era rimasto a terra, con la ragazza che era diventata mia moglie, e con il nostro figlioletto. Ho capito, tu hai l'accesso a questo, credo, una volta raccolte tutte le statuette, il che ha senso, ha super senso. Minchia. Aspetta, c'è un quadretto qui. Diritto di nascita. Questo è bello lungo. Un pomeriggio d'estate, Messer Polo mi chiamò nel suo studio. Mio padre era già lì, accanto a un uomo più anziano, che indossava una strana cappa e ci scrutava. Fu in quel momento che la mia vita cambiò. Ah, si sta richiudendo il coso. Mio padre mi rivelò di essere un assassino. Si infilò un anello e mi mostrò uno strano segno sul dito, spiegandomi che la mia famiglia discendeva da un antico ordine sorto per proteggere l'umanità. Quindi tacque. Io stesso non proferì parola. Fu Messer Polo che ruppe il silenzio e avanzò un passo. Mi disse che lo straniero incappucciato sarebbe diventato mio maestro, e in cambio io l'avrei condotto attraverso il Mediterraneo, fino in Spagna. Questo fu il principio del mio apprendistato con Dante Alighieri, e il principio della rovina della mia felicità. È piuttosto triste questo che ho appena detto, eh? Cioè, così triste essere assassini, cazzo! Merda, vai! Yes! Ce l'abbiamo fatta. Ci si è fatta, signori. Quadretto. Un mentore. Durante la preparazione del viaggio, Messer Alighieri e io ci incontrammo spesso. All'inizio discutevamo di come procurarci rifornimenti. In seguito affrontammo questioni nobili, come la vita, l'amore, l'onore e la giustizia. Mi insegnò che la società è strutturata in modo tale da controllare i propri membri, evitando loro di riflettere o di vedere. Ben presto fu in grado di lasciarmi alle spalle ogni legge e illusione, compresi che l'umanità viene sfruttata dai potenti e che noi, gente del popolo, meritiamo la libertà. Fu allora che Dante iniziò a mostrarmi le pagine di un volume che Messer Polo aveva riportato dal suo viaggio presso la corte di Gengis Khan.
Il manoscritto, chiamato il codice, parlava del nostro ordine, gli assassini. Interagiamo con questo e vediamo dove ci porta. Ok, si è già richiuso. Ok, un secondo. Va fatta a nuoto, ho capito, va fatta a nuoto. Va palesemente fatta a nuoto. È la prima volta in assoluto che lo faccio, ragazzi, eh. Quindi, abbiate un attimo di pazienza. Vai, richiuditi adesso, stronzo, vai. Richiuditi, mo. Azzarola. Sapere anche dove partire. Ok, ci si è fatta, ci si è fatta, ci si è fatta. Vabbè, ci si è fatta un parolone, però almeno ho capito che senso dare a questa cosa. No, zio, no. Va bene. Abbiamo perso uno scrigno, però va bene. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Cheat. Altro quadro, altra opera. Un addio inaspettato. Il viaggio che avevamo pianificato non ebbe mai luogo. Di ritorno a Ravenna, dove doveva radunare i suoi averi, Dante morì. Costernato per la morte del mio mentore, mi recai a informare Messer Polo e mio padre. Ma prima che potessi aprir bocca, venne introdotto nello studio e mio padre, pallido in volto, chiuse la porta alle mie spalle. Sconvolto, ascolta in silenzio le sue parole. Dante voleva portare il codice in Spagna, al sicuro. Ma qualcuno lo spiava. I nemici degli assassini, i Cavalieri Templari, esistevano ancora. Rammentai le storie che mi aveva raccontato sui Templari e capii. Dante era stato ucciso. I Templari sapevano del codice e sapevano di noi. Tremante, mio padre mi ordinò di prendere il codice e di partire subito per la Spagna, con mia moglie e mio figlio. Bellissima sta storia comunque, ragazzi. Minchia! Quasi ti perdi alla fine. E tipo, è meglio sbrigarsi. No! Non ci voglio credere, ragazzi. Assurdo quello che ho appena visto. Assurdo quello che ho appena visto. Assurdissimo, sei richiuso. All'ultimo. No. Bruttissima cosa. Bruttissima cosa. Era quello che non volevo succedesse ed è successo, va bene. Ora non lo facciamo più richiudere. Via. Via. Fanculo. Leggiamo. In mare salpammo quella notte, con la nave carica di merci da vendere sui mercati di Barcellona. Da principio tutto filò liscio. Poi, per evitare una tempesta, gettammo l'ancora al porto di Otranto. Avvolti nell'oscurità, giunsero i pirati. Non li vidi finché non salirono a bordo della nave. Mi nascosi con la mia famiglia nella stiva, tirai fuori il codice, ne lacerai la copertina in pelle e infine ne ruppi la rilegatura. Le pagine scivolarono silenziosamente a terra. Le disseminai fra gli scrigni e le casse dirette al mercato. Gli uomini che ci scovarono erano ubriachi, lo sentivo dal fiato. Quando mi chiesero del codice, compresi chi li mandava. Trattenendo la mia rabbia,
Disi di averlo gettato fuori bordo. Iniziarono a ridere. In due mi tenevano a terra, ghignando, mentre gli altri strappavano i vestiti addosso a mia moglie. Implorò pietà, finché alla fine la sua voce si spense. Quando ebbero finito, la gettarono in mare. Povera donna. Crudelissimo. All'inizio era così tranqui. Insomma, rubarono il carico e affondarono la nave. Io fui lasciato in balia delle onde, aggrappato a un frammento del ponte. Fa anche rima. Riuscii a raggiungere la riva con mio figlio. Il mattino seguente, la marea mi riportò il cadavere di mia moglie. Altra corsa. Devi interagire, Ezio. Quando te li mostra così sembrano difficilissimi, ma in realtà sono abbastanza intuitivi, me l'ho detto. Vabbè, ma se giochi ad Assassin's Creed, l'intuizione poi piano piano te la fai. No. Ah. Va bene, va rifatto, va rifatto, va rifatto, va rifatto. Va rifatto per forza. Non mi saltava sul muro. Va rifatto per forza. Purtroppo quando ti cambia la visuale così è parecchio stronzo. Bravo. Vai Ezio, vai. Ok, siamo arrivati in fondo e qua c'è la fine della storia, per forza. Un nuovo nome. Non rividi più il mare. Giunto a Firenze, affittai una stanzetta e mi recai in banca. Avevo memorizzato il numero di Messer Polo. Non c'erano i telefoni all'epoca. Con l'ingente somma che avevo a mia disposizione, mi recai a Venezia a cercare mio padre. Tornai a Firenze il giorno dopo. Polo e mio padre erano già morti. Da allora colleziono trattati di architettura. Studio i classici e prendo lezioni di canto. Ho preso il nome di editore, fingendomi un nobile alla corte fiorentina. Accolto come uno di loro, ho indossato la maschera della nobiltà, costruendo questa villa per me e mio figlio. Poi ho iniziato la caccia. Ho cresciuto mio figlio, insegnandogli a combattere per trovare il codice e uccidere i templari. Insieme avremo vendicato l'onore di mia moglie e la morte di mio padre. Due torti che mai sarebbero stati pienamente riparati. All'auditore che sta leggendo, ricorda che non sei più un nobile. Non sei uno degli ingannatori, sei un uomo del popolo. Vendicaci. Storia bellissima. È stato anche un piacere leggere. Io odio leggere, ma ragazzi, questa è stata bellissima. Non penso che ci saranno dei soldi, forse sì. Perché alla fine è quello che conta. Della serie come se ne avessimo già pochi. E qua ti paga un pochino di più però, eh. Aspetta, ne so per dimenticare uno. E rosico perché potevo prendere tranquillamente quell'altro laggiù e non l'ho preso. Però vabbè ragazzi, per uno scrigno non è il caso di fare tanto casino. 2000 fiorini li abbiamo rimediati. Cripta degli auditori fatta. Non penso sia riesplorabile. Nel caso lo fosse, chi lo sa. 4000 scusate, 2000 presi con gli scrigni, 3000 presi col completamento della missione, 5000 fatti. Beh, buttateli via, ragazzi. E si rispunta dalla miniera. Anche una tomba d'assassino praticamente extra se ne va.